Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque quiete. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, no, non temerei male alcuno. Pastore, niente mi mancherà. Nell'alfa verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia sei il nostro Signore, sei il nostro pastore, Gesù. Hai riscattato le nostre anime. Tu ci guidi. Quando anche camminassi nell'ombra della valle della morte, io non temerei male alcuno. La differenza che c'è fra una persona che ha una speranza viva nel cuore e una persona che non ha questa certezza. Perché sapete, la Bibbia dice una cosa molto importante a proposito della speranza. Nel mondo c'è un proverbio, si dice che chi di speranza vive, disperato muore. Perché la speranza di questo mondo spesso è vana. Perché se poniamo speranza sulla parola di un uomo, sulla parola di una donna, sulla parola di un governo, sulla parola di una persona, di un'associazione, di chiunque sia, quella parola può essere anche una parola che viene meno. Ma ponendo la speranza sulla parola di Dio, Dio non ha mai mancato una parola, non ha mai disatteso una promessa, non ha mai fallito, non ha mai mentito. Dio non può mentire. Quindi la sua parola è verità. Ecco che se noi possiamo la nostra speranza sulla parola di Dio, anche se dovessimo attraversare la valle dell'ombra della morte, noi staremo al sicuro, staremo fiduciosi nelle braccia del Signore, perché Lui ci stringerà a sé, ci porterà vicini, ci starà al nostro fianco, non ci farà mancare niente. Abbiamo sentito l'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca. Credo che questo salmo lo conoscano tutti, ma come dico spesso, è bene conoscere il pastore del salmo. Si racconta in America, voi sapete che in America la Bibbia viene molto letta, e si racconta che in una grande cerimonia c'erano degli uomini molto importanti, attori, personaggi politici di gran livello, e in questa festa c'era, in questa riunione c'era invitato anche un pastore evangelico come sono io. Non aveva un nome chissà come, e allora qualcuno è venuto in mente a qualcuno di far leggere questo salmo ad un attore di Hollywood. Voi sapete che gli attori sono molto bravi a immedesimarsi nelle parti, d'altra parte sono attori. E questo attore disse: io lo leggo il salmo con tutta la mia arte di recitazione, però preferirei che dopo di me questo salmo lo leggesse pure il pastore che è qui presente. Così partirono, questo attore fece questa lettura di questo salmo in un modo
stupendo, in un modo meraviglioso, con le cadenze giuste, col ritmo giusto, con l'enfasi giusta. E quando finì, tutti si misero a battere le mani, perché era stata una grande interpretazione. Poi venne la volta del pastore evangelico, che lesse questo salmo, lo lesse come poteva leggerlo. Alla fine nessuno applaudiva, tutti in silenzio, però tutti piangevano e non si spiegavano. Allora l'attore prese la parola e disse: vi spiego io il perché. Io ho recitato il salmo perché conosco questo salmo, ma lui conosce il pastore del salmo. È una differenza. C'è una bella differenza fra conoscere il Vangelo e conoscere colui che ha ispirato il Vangelo. Quando noi parliamo, tanti ci dicono: leggiamo la Bibbia, conosciamo il Vangelo. Ma io invito in questo giorno a fare quello che ha fatto la nostra cara sorella, quando gli è stato predicato l'Evangelo e gli è stato detto che Gesù non era soltanto quel Gesù che è appeso ad un muro, non era quel Gesù che stava appeso al collo di una persona, non era quel Gesù che si poteva incontrare una volta tanto nel rito dell'Eucaristia, ma che era un Gesù vivente, risorto, che poteva vivere nel suo cuore tutti i giorni. Lei ha aperto il cuore a questo messaggio, a questa buona notizia, che altro non significa che Vangelo. Ha aperto il cuore e ha detto: Gesù, vieni ad entrare e ad abitare nel mio cuore. E da quel momento quella speranza che è diventata certezza, è nata nel suo cuore, che l'ha accompagnata fino all'ultimo istante. Questa mattina vogliamo farvi ascoltare anche un altro inno dolcissimo che dice: Signore, veniamo a te, stringici. La 4. Stringici a te, Signore. Abbiamo bisogno di te. Stringimi, Signore, è quello che ha detto Lia, quello che ho detto io, quello che hanno detto tante persone che sono in mezzo a noi. Signore, stringimi a te, perché voglio stare con te. Molti ci dicono: ma il Signore lo sa. No, è bello che glielo dici. Quante volte una mamma dice al bambino: me ne vuoi bene alla tua mamma? Eppure la mamma lo sa che il bambino gli vuole bene, o no? Però vuole sentirlo dire.
vuole sentirlo proprio, mamma ti voglio bene, papà ti voglio bene. Quanti di noi la mattina quando ci alziamo, presi dalle nostre cose, basta un minuto, 30 secondi, apriamo gli occhi e possiamo dire papà ti voglio bene, perché mi hai dato un nuovo giorno, mi hai dato una nuova vita, mi hai dato una nuova speranza, ti voglio bene papà, e poi voglio stare con te, voglio camminare con te. Oggi purtroppo viviamo in un mondo che guarda all'apparenza, che guarda al materiale, tutto è materia. Mi è stato fatto notare ieri quando abbiamo fatto un giro per vedere come poter sistemarci al meglio, mi è stato fatto notare che in un loculo c'è una frase dove c'è scritto su: qui finiscono tutte le vanità della vita. E come ho detto prima, c'è un punto. Noi vogliamo vedere quello che c'è dopo, i puntini. C'è un canto che dice: qui sono povero e pellegrino, però io mi avvio verso la patria celeste, là dal Padre mio, dove ci avrò una nuova casa. La casa non è quella che ora, fra poco, magari andrà ad occupare la sorella Lia. La casa è quella che Gesù sta preparando, perché Gesù ha fatto una promessa a tutti i discepoli. Ha detto: io andrò, vado al Padre mio e vado a prepararvi una casa, un luogo, e quando poi avrò terminato di preparare questo luogo tornerò e vi accoglierò presso di me, perché voglio che dove io sono sarete anche voi. Probabilmente la sorella è stata chiamata perché la sua casa era finita, era pronta. Ecco, quando la casa di ognuno di noi sarà pronta, Dio ci chiama, ma noi abbiamo bisogno però di prepararci per questo incontro. Questo canto, che è il numero 3, dice proprio questo. È un canto molto melodico, anche su ritmi, come dire, di spirito al negro, ma vogliamo ascoltarlo. Numero 3. Thank you.
cuore se il sangue sta per me. Giungerò oltre il Giordano, una nuova casa. Un uomo molto provato disse queste meravigliose parole. Quest'uomo lo conoscono tutti, almeno da un punto di vista proverbiale. Quest'uomo era Giobbe. Chi di noi non ha sentito almeno una volta nella vita o non ha pronunciato queste parole? Sto passando le pene di Giobbe, vero? Ma quest'uomo nelle pene più atroci, nei momenti più difficili della sua vita, quando era ridotto veramente pelle e ossa, quando era quasi sul punto di morire, esclamò queste meravigliose parole: oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere, e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio e lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Quest'uomo era veramente ridotto all'estremo, era pieno di ulceri, era malato, abbandonato anche dalla moglie, i figli morti, i servi morti, aveva perso tutto, aveva perso le ricchezze, tutti gli animali che aveva perso i figli, la moglie poi lo aveva abbandonato, ed era circondato da tre amici che altro non facevano che aumentare le sue pene. E lui si rodeva non solo nel corpo, perché la malattia lo aveva consumato, lo aveva portato quasi sul punto di morire, ma fece questa meravigliosa dichiarazione: io so che il mio Redentore vive, e quando alla fine, anche dopo la mia pelle, quella che mi è rimasta, questo corpo sarà distrutto, i miei occhi vedranno Dio e lo vedranno a me favorevole. Questo ci dice quei famosi puntini che avevo lasciato in sospeso lì all'ospedale. Dopo questa vita che finisce qua, questa vita terrena che finisce qua, c'è un seguito, c'è un'altra vita, e questa volta non è una vita di 100 anni, di 80, di 60, di 40, perché se giriamo purtroppo vediamo persone di tutte le età che se ne vanno. Ma quando finisce questo percorso terreno ci si aprono le porte dell'eternità, è lì la riflessione. Questo non è un luogo di silenzio. Questo non è solo un luogo dove possiamo contemplare la morte. Questo non è un luogo nel quale possiamo guardare le varie date, possiamo trovare i nostri amici, possiamo vedere le persone a noi care che sono andati via. Ma questo è un luogo di riflessione. È uno specchio. Dovrebbe essere uno specchio. Quando noi entriamo in un luogo come questo, dovremmo specchiarci e dovremmo dire: cosa sto io facendo per prepararmi alla vita eterna? Giobbe aveva questa fervida speranza: anche se mi sto consumando nel corpo, bene, io so che il mio Redentore vive. Io so che con i miei occhi dello spirito vedrò Dio. E chi gliela dava questa speranza a Giobbe? Da dove gli veniva? Dalla religione? Giobbe era un uomo molto molto religioso, integro. Addirittura Dio fece questa esclamazione riguardo a Giobbe: non c'è nessuno come il mio servo Giobbe, che integro, teme Dio e osservi i miei comandamenti. Ma questo, se noi leggiamo, chi vuole leggere la Bibbia troverà nella fine del capitolo del libro di Giobbe, troverà questa espressione: Signore, io parlavo di te, avevo sentito parlare di te,
Ma ora gli occhi miei ti hanno visto e io mi pento davanti a te e ti chiedo perdono. Questa è la differenza, cari amici, che vogliamo rimarcare ancora una volta questa mattina. E non è perché vogliamo parlare di una religione. Noi sappiamo che la religione non dà certezze. Quante volte parliamo con le persone che ci incontrano e parliamo di fede. Io dico sempre, spesso nei funerali, quando celebriamo i nostri riti funebri, dico spesso questo. Poi alla fine stringi anche persone grandemente credenti che vanno in chiesa tutti i giorni, quando poi stringiamo e parliamo della vita eterna, cioè poi alla fine se ne escono sempre con una frase, cioè, e vabbè, ma dall'altro mondo poi non è tornato nessuno, che ne sappiamo. Questa è la frase che dicono tanti. Eppure sono persone, come ho detto l'altro giorno, perché purtroppo per una casualità mi è capitato, questo è il secondo funerale che facciamo in questa settimana, dicevo che sono proprio quelle persone che magari a Pasqua celebrano la Pasqua perché Gesù è risorto. Quindi se Gesù è risorto vuol dire che qualcuno dall'altro mondo è tornato, vuol dire che qualcuno ci testimonia che c'è un'altra vita, c'è un seguito a questa vita terrena, e noi a questa vita terrena ci dobbiamo preparare. Come possiamo prepararci? Se abbiamo letto in ospedale che il modo per prepararsi è talmente arduo, talmente difficile, talmente complicato, talmente caro, che nessuno, anche l'uomo più ricco della terra, non potrebbe offrire tutti i suoi beni per riscattare la sua anima. L'unico modo per prepararsi a questa eternità è esclamare questa bella espressione che ha citato Giobbe: io so che il mio Redentore. Non so se molti sanno, la parola che viene tradotta spesso come Redentore significa colui che riscatta, colui che è il riscattatore, colui che paga un riscatto per darmi la libertà. E come ho detto prima, Gesù ha pagato questo riscatto. Egli ha versato la sua vita, ha dato la sua vita sulla croce, poi è risuscitato, e attraverso quel sacrificio di Cristo noi possiamo avere quella certezza e potremmo, come Giobbe, dire: io so che il mio Redentore vive. Siamo certi che la sorella l'ha potuto dire fino all'ultimo istante della sua vita: io so che il mio Gesù vive. Ma non che vive nel cielo, questo lo sanno tanti, ma che vive nel mio cuore. Possiamo affermarlo questa mattina? Possiamo affermarlo tutti quanti? Io so che Gesù vive nel mio cuore. Cari parenti, cari amici, non è una questione di religione. La religione non dà certezze, dà punti interrogativi. La fede in Cristo Gesù è quella che dà certezza. La fede in Cristo Gesù, la fede nel sacrificio di Cristo, ciò che Gesù ha fatto sulla croce, grazie. Quello che Gesù ha fatto sulla croce ci dà le certezze. Allora noi possiamo fare un passo di fede questa mattina. Possiamo, come dire, cogliere l'opportunità. Come ho detto, questo luogo e questi momenti sono momenti in cui Dio ci invita a riflettere. Un'altra cosa che mi piace spesso dire di fronte ad una bara è che questo è uno specchio. Ma la Bibbia, sapete che dice? Che l'uomo si guarda questo specchio, poi gira la faccia e dimentica. Chi di voi non ha mai detto, magari di fronte ad una bara: ma guarda, l'avevo visto ieri, ma guarda, l'avevo incontrato l'altro giorno, ma guarda, sembrava pieno di vita, ma non mi sembra vero, no? E poi si dice la frase di rito: ma è proprio vero. Cosa siamo su questo mondo? Non siamo niente, altro che polvere. Belle frasi, belle parole, però poi l'uomo si gira e ricomincia di nuovo la sua vita, come niente fosse. Le sue inimicizie, la sua corruzione, la sua falsità, le sue menzogne, la sua disonestà, la sua violenza. E noi viviamo in una società dove tutti si lamentano di tutti. Ma c'è qualcosa che non torna. Chi è che può cambiare? Solo Gesù può cambiare il cuore delle persone. Gesù ha detto chiaramente che tutta la corruzione, il male che noi vediamo non nasce dall'esterno, ma è dal cuore. È dal cuore dell'uomo che nascono
le cattiverie, la malignità, la corruzione, la disonestà. E quel cuore lo può cambiare solo Gesù. Solo il Signore lo può trasformare, solo il Signore può trasformare il cuore. Dice la sua parola: venite a me ed io vi darò, toglierò il vostro cuore di pietra e io vi darò un cuore di carne, un cuore che mi possa lodare, benedire. Viviamo una società distorta, lo dobbiamo ammettere, dove ognuno di noi spera che qualcosa cambia. Ma se vogliamo che cambia qualcosa, cominciamo a cambiare noi. Cominciamo a dire: Gesù, cambia il mio cuore questa mattina, cambia la mia vita. Ma l'altro non lo fa. Intanto fallo tu, perché facendo questo tu avrai una certezza di avere la vita eterna. Avevo 8 anni quando ho fatto i conti con l'eternità. Amavo stare con mio nonno, mi raccontava tutte le sue storie della guerra, quando mio nonno poi molto anziano morì, e io avevo 8 anni, non riuscivo a capacitarmi, lo guardavo e dicevo: è questa parola per sempre. E dicevo dentro di me: nonno per sempre non parlerà, per sempre non vedrà, per sempre non potrà fare niente. Era il pensiero dell'eternità che era nel mio cuore. Ecco, c'è un'eternità, cari amici, alla quale ci dobbiamo preparare. Gesù ci ha aperto la strada, dice l'epistola agli ebrei, mi avvio alla conclusione, dice che morendo sulla croce e risuscitando, Gesù ha inaugurato una strada. Che bello quando si inaugurano le strade, vero? Magari una strada che evita tutte le curve, una bella strada dritta, tutti aspettano che si inaugura affinché la possiamo aprire. Poi ci sono strade che magari una volta inaugurate, dopo 2 minuti, dopo 2 giorni, dopo 3 giorni crolla il ponte, vabbè, quella è un'altra cosa. Ma dice la scrittura che Gesù ha inaugurato una strada attraverso il suo corpo, per la quale noi possiamo direttamente accedere a Dio. Ecco, voglio chiudere e lasciarvi con questa certezza: Gesù ci ha aperto la porta del cielo. Quella porta non è chiusa, quella porta non ha bisogno di essere sfondata, quella porta non ha bisogno di essere aperta attraverso regali, attraverso raccomandazioni, attraverso violenze o attraverso opere, perché Gesù l'ha aperta. Gesù ha aperto quella porta e dice: venite a me tutti voi che siete travagliati, aggravati, ed io vi darò ristoro, vi darò riposo. E colui che viene a me io non lo caccio fuori. Abbiamo questa meravigliosa promessa di andare a Gesù liberamente, non hai bisogno di altro. Puoi semplicemente dire: Gesù, io ti ringrazio perché sei morto al posto mio sulla croce, e io voglio vivere con te, voglio stare con te, voglio vivere veramente nella tua presenza, cambia la mia vita. E questo è quello che ha fatto la nostra sorella. Tanti anni fa, come ho detto, lei ha accettato il Signore, e quando